E bella gente, rieccoci qua su Bless Unleashed. Io sono Cazzino Superstar. In questo video andiamo a vedere una build alternativa per il Crusader. Non è la solita build full DPS, quella andremo a vedere magari in un altro video appena avrò i pezzi, che anche quella è veramente tosta perché ci fa fare tanto danno. Questa è una build adatta per tutti, anche i giocatori che iniziano a giocare con dei pezzi che non costano tanto. Quelli di tutti i grado B si possono droppare facilmente, anche grado A non costano tanto, e i gioielli. Se anche lì una sciapata, insomma è una build adatta per tutti e vi posso garantire che vi divertirete un botto. Io mi ci diverto veramente tanto, ok? Quindi andiamo a vedere subito la build, visto che è anche il personaggio principale del mio follower preferito, che è il piccolo Leonardo, non potevo mancare di fare una build per il suo Crusader, eh? Leo, sei contento? Allora andiamo a vedere un attimino dalle statistiche. Dunque, queste sono le stat che io mi ritrovo al mio livello. Ok, 10.000 punti ferita, poco attacco, ma non è una build DPS, abbiamo già detto. Poi qualcosa salirà man mano che salgo di livello e aumento l'up dell'arma. Abbiamo 13k di difesa in questo momento. Tanta roba che andrà addirittura a aumentare man mano che aumentiamo il gear, il livello, eccetera. Abbiamo una probabilità di critico del 25%, che comunque sia aumenta la possibilità di crittare, quindi comunque se ci darà quel danno in più che ci serve a noi e ci basta. Critical damage è appunto base, ma volendo si può usare qualcosa per tirarlo su, ma ripeto, non è una build DPS, quindi è quello che ci serve, ok? Allora andiamo a vedere gli equipaggiamenti. Allora, innanzitutto arma principale, attacco comunque, perché comunque ci serve un po' di attacco dai ragazzi. E alternative non è che c'erano chissà che cosa, c'è quella difensiva, ma dopo eravamo un po' troppo. Ce l'ho, vediamo più avanti se mi servirà di più difesa. Però al momento direi, vi consiglio quella in attacco, magari di classe B, ok? Meglio ancora di classe A. Come arma secondaria, come scudo, o quello che aumenta, quello che diminuisce la difesa dagli obiettivi colpiti, in base alla percentuale della forza dello scudo, insomma, quello che avete per 7 secondi, o meglio ancora il classe A della difesa, ok? Quindi così possiamo stare più in attacco con l'arma. Quindi quello consigliato è scudo difensivo di classe A in difensiva, ma alternativa intanto classe B, non conviene comprarsi classe A, perché poi mettete a questo punto la parte di Star C per fare quello difensivo di classe A. Classe B va bene, abbiamo un piccolo debuff alla difesa, tanto bene. Elmo, punti ferita. Armatura, probabilità di critico più alta possibile, questa 7.2 l'ho pagata meno di 300k, perché su Crusader o Berserker di solito non si usa, si mette quella gravità critica, quindi costa poco. E vi consiglio comunque questa, o intanto in alternativa, finché non potete farvela, mettetevi quella di punti ferita, io avevo quella prima, ok? E pantaloni difensivi, le scarpe, probabilità di critico, e lì insomma alternativa è poco, quella o potere, mi pare. Potere, sì, e non è che ci siano alternative, io ho preferito questa comunque e paga. E guanti, punti ferita, ok? Spallacci, punti ferita, perché siamo, è una build per resistere al danno in tante situazioni, veramente straordinario. E cintura, probabilità di critico, e per quel che riguarda i gioielli, tutti difensivi. Uno ci dà 3100 difesa, andiamo a vedere direttamente nei gioielli. Allora, la collana mi dà 3160 punti in difesa con 14 rune gialle, e beh, recupero più punti ferita quando faccio gathering, e mi dà un 4% e spicci di probabilità di critico, che a noi comunque ci fa comodo. E l'anello difensivo che ci dà 1761 punti di difesa con 8 rune gialle e un piccolo buff che riguarda la durata delle pozioni, ok? Durano un po' di più certe pozioni, quelle che ci curano, ok? Durano un po' di più, fa comodo. Alternativa, ci può essere qualcosa magari che aumenti, sì, il danno critico, aumenta i punti ferita, per esempio, se vogliamo un pizzico più di DPS, ma costa. Queste due gioielli qui costano una cazzata, ragazzi, ne è proprio detta in parole povere, ok? Costa veramente poco, addirittura qualcosa si trova anche nei dungeon, però costano veramente poco. È una build adatta anche soprattutto a chi si avvicina e vuole subito una build efficiente per il Crusader. Ragazzi, io mi ci trovo benissimo, mi diverto un sacco, anche se non è full DPS, farò anche quella più avanti, che è bellissima anche quella lì, non c'è poco da dire, che quando gira danno lo fa anche il Crusader, non vi preoccupate.
Però questo ci permette di fare tutto. Io vado da tutte le parti, cioè, è logico se vado nelle mappe dove sono i mob al 38 mi shotano. Però se vado anche in mappe dove ci sono dei mob che hanno 3-4 livelli sopra i miei, che solitamente si prendono tante botte, mi fanno 1 centimetro di danno. Cioè, io nella barra d'energia vedo 1 centimetro, che per la differenza che c'è di livello non è niente. Andiamo a vedere le skill. Allora, nei bla i blessing. Allora, ci sono due blessing veramente straordinari, devo dire la verità. Uno è il Crescent Moon e l'altro è il Blind. Ma alla lunga, secondo me, il migliore è il Crescent Moon per l'utilizzo della nostra classe. Allora, il Blind è più da solitario, o quando comunque si va a grindare, fare le mobbate, per livellare, per il farming, eccetera. Da dungeon, il Crescent Moon è in maniera totale, diciamo, in generale, secondo me è quello migliore. Ma anche per le cose in solo, perché comunque sì, abbiamo Darling Assault, che ci permette di stunnare il gruppo di nemici, di intanto atterrarli, quindi in quel momento finché sono a terra prendono gli schiaffi da noi, eventualmente i nostri alleati. E in più per 4 secondi vengono anche stunnati. Non male. Contrattacco è una mossa che finché la utilizziamo, allora vediamo Darling Shot, Darling Assault, mi confondo col Berserker, il contrattacco ci mette per un secondo, massimo 1,30 secondi, si sono sprecati con l'aumento, vabbè, in parata, quindi pariamo il danno e a seconda del danno che abbiamo subito, quando contrattacchiamo facciamo più danno. Se non veniamo colpiti, comunque è una skill d'attacco, comunque funziona, colpisce ugualmente, ok? Logicamente, purtroppo, tanto per cambiare, non fa contro gli attacchi forti, quelli potenti dei boss. Abbiamo il Furious che, a differenza del Lionheart, buffa un 5% meno del potere d'attacco. Lionheart lo buffa del 15% perché abbiamo il 5 base più i due potenziamenti. Ok? Mentre nel Crescent Moon abbiamo il 5 di base e 1 in più, quindi è un 10%, ma in generale è tanta roba. Quando siamo in gruppo, quando farmiamo, anche nei dungeon, è tanta roba perché comunque sia abbiamo tante skill utili. Ma può andare benissimo andare con Lionheart nel quel che riguarda i dungeon. In solo, comunque Crescent Moon. Il Blind perdiamo il buff del potere e guadagniamo quello difensivo, che in certe situazioni potrebbe essere anche comodo anche nei dungeon, ma in generale lo vedo più come un blessing da solo, ecco, da solo, ok? Perché comunque sia l'unica maniera per noi, visto che non abbiamo equipaggiamenti come il Berserker per recuperare punti ferita. Questo ci permette, no? Quando finisce l'effetto dello scudo, che arriva fino a darci il 50% di difesa in più. Okay. Quando finisce l'effetto, veniamo guariti sia noi che gli alleati affetti dal nostro buff del 2,5% del nostro totale dei punti ferita. Okay. È un piccolo aiutino in più, dura più di 1 minuto l'effetto di questa skill. Quindi, dopo 1 minuto e rotto, abbiamo questo piccolo recupero dei punti ferita che può tornare utile. Ma soprattutto il Carve a Path, che è un attacco fantastico a cui non posso più rinunciare. Ecco perché non tengo Lionheart anche nei dungeon. per 5% non vale la pena. Cioè, è tanta roba per carità, però preferisco il Crescent Moon. E oltre ad aumentare il danno, al terzo step addirittura, quando noi usiamo il Carve a Path, o come cavolo si legge, ci curiamo del 5% del nostro totale punti ferita. Addirittura siamo in PvP, diventa un 10% per chi interessasse il PvP. Però normalmente è un 5%. Quando abbiamo il coraggio al massimo, possiamo lanciare la skill 2 volte di fila, diventeremo insomma 5 più 5, diciamo un 10% quando lo usiamo più volte. Comunque siamo un 5% di recupero punti ferita, per noi è tanta roba, soprattutto appunto nelle mobbate. Ok? È tanta, tanta roba. E può essere utile nei dungeon quando magari non siamo con il gruppo di amici nostri, andiamo casuale magari e sono i preti che non fanno il loro lavoro, non curano neanche morire di un colpo, a parte le difficoltà che c'è, ma proprio non curano. Perché un conto è difficoltà, c'è il tempo di ricarica, tanti fattori da valutare per l'ira, quindi non ve la prendete troppo, però ce ne sono alcuni che proprio non curano proprio, skillano e basta. O se curano, si lanciano la sfera per loro, mortacci loro. Comunque, vabbè. Perdiamo qui il buff del potere quando andiamo a quello di protezione, ma abbiamo un sistema di autocura non indifferente. Quindi secondo me questo è più appunto da farmate in solitario. In gruppo vi consiglio il Crescent Moon nelle varie mappe. Nel dungeon al massimo, se volete dare un buff in più in attacco, Lionheart che va benissimo uguale. Comunque da maxare, perché con 10 stamina non ci fa comodo. Ok? Questo è quello che riguarda i blessing. Class skill, allora, finché abbiamo lo scudo che debuffa la difesa dell'obiettivo di tot percentuale, teniamoci il Shell Trove. Ok? Una volta che abbiamo lo scudo di classe A che aumenta la difesa, io vi consiglio, quando avete massato il vostro blessing che vi interessa, eccetera, eccetera, di mettere
impervious al posto del lancio di scudo, perché usando la guardia siamo protetti da tutte le direzioni, mentre adesso in guardia noi ci pariamo gli attacchi che abbiamo davanti. Con questa aggiunta di skill possiamo pararci i colpi da tutte le direzioni. Ok, quindi è tanta roba. Questa è tanta roba. Quindi ripeto, finché abbiamo lo scudo di debuff, usiamo lancio di scudo. Quando abbiamo messo lo scudo di classe A come entra la difesa, mettiamo impervious e buonanotte. Questo è tutto quello che riguarda l'equipaggiamento del nostro Crusader. E una piccola chicca vi voglio dare, utilissima, sia per quel che riguarda dungeon che soprattutto nelle mobbate. E questo cibo che da usare, che anche se dice che recupera un 1,5% dei nostri massimi punti ferita ogni 5 secondi, io ragazzi posso garantirvi che è tanta roba. Non uso praticamente mai le pozioni e non ho quasi mai bisogno delle cure del chierico. Poi dipende dalle situazioni, se ho necessità al volo mi curo, vado a morire, logicamente mi curo, ho bisogno di una pozione, buonanotte, e ne ho veramente, ne ho accumulate tante, che poi molte le ho vendute perché ne avevo accumulate tante, non usandole praticamente mai, con questo cibo, ok? Può essere utile anche con le altre classi, ragazzi, quando si vanno a fare le cose in solo, quando si vanno a fare i vari grinding, ve lo consiglio, perché comunque c'è una piccola cura che ci aiuterà a risparmiare tante pozioni, ve lo posso garantire, io ve lo consiglio, poi vedete voi. Io col Crusader lo userei anche nel dungeon addirittura, perché non è una build DPS, quindi non mi interessa aumentare chissà che cosa, potrò usare eventualmente in un dungeon che vale la pena sprecare cibi e quant'altro, potrei usare una per esempio una penacea che aumenta l'attacco e un elisir che aumenta il danno critico, tanto per avere un pizzico di danno in più, ok? Tanto per, poi me li posso creare da soli, quindi potrei anche sprecarne per fare le mobbate, per fare ancora prima, quello non è un problema, ma come cibo ve lo consiglio questo. Ragazzi, il video finisce qui, spero che la build vi piaccia, questa build alternativa sul Crusader, spero che le EO ti torni utile questa piccola build, mi raccomando, ci vuole un po' di impegno, ma non è tanto difficile da ottenere, con i pezzi B si fa abbastanza bene, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale se non avete fatto, la Gilda Valance, scritta in grande, Gilda, recluta, ancora giocatori di ogni classe e livello, sempre ragazzi, ricordatevi comunque con... È una gilda tranquilla per divertirsi, per fare party, per giocare insieme, chiacchierare. A volte stiamo solo a guardare i pezzi sul mercato, non siamo forsennati che costantemente farmano senza sosta. Non è quella la build che fa per voi, la gilda che fa per voi, scusate. Quindi è una gilda tranquilla, con persone mature di cervello, ma che appunto non ci si dà fastidio a vicenda. Quindi valutate voi se è la gilda che fa al caso vostro. Se vi invito a lasciare il nome del vostro personaggio nel video, ancora degli aggiornamenti, come ho detto nel video precedente del mago, non arrivano. Ogni tanto mi arriva qualche notifica degli nuovi iscritti, ma dei messaggi poca roba, e quindi magari potete iscrivervi alla community Avalanche Italiana, che è quella che è tutta in grande su PlayStation, e richiedere lì l'invito col nome preciso del vostro personaggio, o anche se non volete entrare in gilda, per condividere insieme a noi le varie informazioni che pian piano scopriamo nel gioco in generale, dagli equipaggiamenti ai segreti eccetera eccetera eccetera. Ragazzi, io vi auguro come sempre un buon game, un buon anno nuovo, veramente speriamo che sia un anno migliore di quello passato. Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre mi raccomando, fate i bravi, capito Leonardo? No, lo so che sei bravo, sto scherzando, lo so che sei bravo. Ragazzi, ciao a tutti, buone feste, buon anno nuovo e alla prossima, ciao ciao.